Intanto buongiorno a tutti, questa è una nuova serie di appuntamenti dove daremo sempre delle pillole per quanto riguarda l'organizzazione. Questa è proprio casa nostra, proprio la casa mia e di Salvo Filetti, dove dopo molti anni abbiamo racchiuso quello che è tutta la nostra conoscenza. Salvo Filetti è un art designer, io sono un gioia designer. Sulla porta vediamo che abbiamo messo proprio quella che è la nostra mission: creare strumenti semplici per estrarre ricchezza, bellezza e gioia dalla nostra vita. Noi abbiamo sognato di fare questa grande accademia perché potesse sostenere tutti quelli che sono l'evoluzione della metodologia Compagnia della Bellezza. Bene, questa è l'aula dove si fanno tutte le formazioni. Abbiamo un primo spazio che è lo spazio un po' vestito da me. Questo è Gioia Polis, praticamente sono delle mappe che rappresentano il mondo interiore, un mondo che io ho indagato e ho sviluppato una conoscenza anche grazie a tutti gli incontri, le possibilità che ho avuto di incontrarmi con centinaia o migliaia di persone, mettere a punto quello che è lo studio, diciamo, delle emozioni e degli atteggiamenti comportamentali che consentono di ottenere dei grossi risultati nella vita e nel negozio. Qui c'è una mostra di Salvo Filetti, pettine in do minore, perché ormai, diciamo, Salvo si occupa proprio della ricerca del significato di forme, materie, volumi e colori. Io dico che quest'insieme di queste due anime ha creato qualcosa di grande ed è una cosa che noi coltiviamo costantemente. Però ora andiamo subito a quello che è il primo appuntamento rispetto a questi incontri sull'organizzazione. Volevo darvi degli input sulla gestione della famiglia, della squadra e del gruppo, che sono tre cose enormemente diverse. Vi farò ora vedere pian piano l'uno, l'altro e l'altro ancora. Bene, allora, il primo argomento che trattiamo per quanto riguarda l'organizzazione è proprio definire i gruppi, le modalità, perché c'è un insieme di persone che noi definiamo famiglia, un insieme di persone che definiamo squadra e un insieme di persone che definiamo gruppo. Il chiamare bene ogni cosa ci consentirà di capire cosa abbiamo nel nostro negozio. Quindi, ancora prima, un piccolo passaggio dobbiamo fare è individuare che tutto ciò che accade nella nostra vita accade in due dimensioni. Uno, quando siamo soggetti agli altri, quindi quando gli altri governano la nostra vita, e un'altra dimensione l'otteniamo quando noi otteniamo un risultato, cioè un risultato personale. Da tutto questo noi abbiamo due opportunità. Uno, di distruggere ricchezza, e l'altro di creare ricchezza. Va da sé che quando noi distruggiamo significa che perdiamo presenze, quando noi creiamo significa che siamo contenti noi, contenti i nostri collaboratori e contenti gli altri. Uno dei grandi, nell'esperienza che ho avuto, uno dei grandi problemi è la capacità di definire il proprio insieme di persone che ottengono dei risultati. Andiamo a quelli che sono gli stili di leadership e arriveremo a definire le tipologie di gruppo. Quindi, se noi abbiamo uno stile di leadership tipo mamma, definiamo paternalistico, mamma o papà, quindi noi curiamo questi ragazzi perché vogliamo l'affetto da loro. Molte volte non abbiamo avuto affetto dai nostri genitori e lo vogliamo dai nostri ragazzi. Quindi è un tipo di gestione paternalistica. E una gestione paternalistica, quello che riesce a fare è la famiglia. Quindi il nucleo che noi abbiamo lo chiameremo famiglia. Quindi quando noi siamo soggetti agli altri o abbiamo delle difficoltà a stare con gli altri, quindi paura di rimanere soli, paura di andare contro gli altri, costruiamo una famiglia.
L'altro passaggio che abbiamo è abbiamo una squadra, cioè quando noi siamo dei capo, lo rafforzo questa parola come capo, che significa un coach, un allenatore, però rafforzo questa parola affinché comprendiamo che ha una squadra chi riesce a dirigere un gruppo di persone, quindi un gruppo di persone un po' più grande. In questo caso noi abbiamo una squadra, c'è un allenatore che vuole dei risultati e in campo ci sono i diversi giocatori, ma c'è sempre un capo, non un padre o una mamma, ma un capo. Lo rafforziamo nell'eccezione anche, tra virgolette, negativa, perché è quella che consente di ottenere dei risultati. Questo, il capo, determina una squadra. Dopo essere stato un padre, dopo essere stato un capo, si accede a un altro livello, che è il livello del maestro. È il livello di colui che ottiene un grosso risultato creando armonia con tutte le persone. Nella prossima puntata vi darò degli altri elementi per comprendere ancora meglio perché questa persona viene definita maestro. Il maestro realizza un gruppo. Perché un gruppo? Perché il gruppo è un insieme di persone che ha piacere di raggiungere una meta e segue il leader, il maestro, quindi potremmo anche definirlo leader, il maestro o leader, perché è una persona che viene seguita da molte persone, perché c'è uno scopo da raggiungere. Il percorso che facciamo io e Salvo Filetti sicuramente ha una leadership. All'interno del negozio il gruppo si identifica in un numero ben preciso, ma di questo voglio parlarvene alla prossima puntata. Ora rifocalizziamo cosa abbiamo fatto in questo incontro. In questo incontro abbiamo diviso A, la disponibilità che abbiamo verso gli altri, se siamo succubi degli altri, se abbiamo paura di cosa pensano gli altri, se abbiamo difficoltà a entrare nel conflitto con gli altri, spesso ci ritroviamo ad avere una gestione paternalistica e quindi inevitabilmente una famiglia. Quando non siamo né l'uno né l'altro ancora, siamo nel caos. Siamo in grado anche di costruire il caos. Quando noi abbiamo un obiettivo molto chiaro, diventiamo un capo, un coach, un allenatore e determiniamo una squadra. Quando noi abbiamo un sogno, qualcosa da raggiungere, qualcosa di molto potente da fare nella vita, abbiamo una visione, vogliamo realizzare qualcosa di bello per noi, per gli altri, per noi tutti, siamo in presenza di un gruppo. Sono contento che mi avete seguito e ci vediamo al prossimo incontro.